rappresentanti istituzionali appartenenti alle forze sociali e ai sindacati di polizia, semplici cittadini senza simboli né bandiere di partito hanno preso parte alla fiaccolata, svoltasi a Catanzaro in memoria di Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, i due poliziotti uccisi a Trieste. A organizzare l'iniziativa la Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia di Catanzaro, guidata dall'onorevole Vanda Ferro, che è anche responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza. Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione davanti alla Questura per ricordare i due poliziotti uccisi a Trieste, per manifestare la nostra vicinanza alla Polizia di Stato in questo caso, ma in generale alle forze dell'ordine. Oggi non è una giornata di polemiche, è una giornata di riflessione. Lanciamo un messaggio a chi di dovere al fine di pianificare degli interventi volti a potenziare quelli che sono i mezzi di contrasto delle forze dell'ordine, una legislazione che permetta di tutelare le forze dell'ordine, che non dia adito ai delinquenti di poter dire oggi la facciamo franca lo stesso. Una testimonianza civica di autentica solidarietà dai toni pacati che ha avuto l'obiettivo di onorare il sacrificio di Pierluigi e Matteo e di tutte le vittime del dovere e di rappresentare la vicinanza e la gratitudine della comunità alle forze di polizia. In questo paese ogni 4 ore viene aggredito o ferito un poliziotto e purtroppo la legislazione oggi tutela più l'aggressore rispetto alla vittima. Questo non è più consentibile, bisogna cercare delle misure alternative da parte dell'organo legislativo che individui delle forme di legge che pensi a tutelare chi porta una divisa a difesa della Repubblica e della cittadinanza. È un'iniziativa egregia dove tutti abbiamo manifestato e espresso la volontà di aderire per appunto dare la nostra vicinanza alle forze dell'ordine e abbracciare simbolicamente le famiglie di Pierluigi e Matteo e rende un onore naturalmente a due servitori dello Stato che purtroppo sono state vittime di un qualcosa che nessuno si aspettava visto le modalità in cui è avvenuta la tragedia. Lo so, in memoria dei nostri colleghi.